Allora, io sono Gugliano Alberto, io rappresentante dell'istituto del liceo Virgilio. Io sono una studentessa del linguistico del Virgilio, amica del rappresentante. Siamo scesi in piazza perché questo è un momento in cui noi ci dobbiamo far sentire da quelli che ci comandano. E ci sono state rivolte, ci sono stati studenti in piazza in tutte le città d'Italia e quindi siamo scesi anche noi per farci sentire, appunto. Questo non è la fine di un movimento, è l'inizio di un movimento che si porterà avanti con tanti studenti qui a Empoli e speriamo anche in tutta Italia. Quello che sicuramente cercheremo di trovare sarà un contatto non solo con quello che è il comprensorio empolese della Val d'Elsa, ma anche un contatto che vada al di là, anche se è piuttosto difficile, perché comunque le collaborazioni sono sempre difficili in qualsiasi stato e ruolo siano. Però quello che ci preme sicuramente è quello di essere uniti per cambiare. Io penso che tutto sia legato e si vede dal fatto che i tagli vengano fatti soltanto alle scuole pubbliche e non alle scuole private, e infatti vengano aumentati i fondi per le scuole private. E si vede tutto anche da questo, secondo me. In modo superiore questi tagli stanno danneggiando non solo i lavoratori ma anche noi studenti, che non vediamo più un futuro. Io sono all'ultimo anno, però non ho un'idea di quello che possa essere il mio futuro, perché le tasse universitarie crescono in modo smisurato e avendo una famiglia disoccupata non c'è più speranza. È per questo che io sono scesa oggi in piazza, per sensibilizzare anche gli altri studenti che rimangono lì con le mani in mano, con la speranza che qualcosa possa cambiare da solo. Però se non siamo uniti e non manifestiamo, no, cambia nulla.